E così vuoi innalzare la qualità della tua vita. Hai messo insieme un po' di abilità, hai ottenuto qualche cosa, hai studiato, hai una famiglia. Beh, tutto sommato non è male. Ma non sei soddisfatto. Perché dici, sì, ma io vorrei qualcosa di più. Come fai a ottenere qualcosa di più rispetto a come tu vivi? Il primo passaggio dei tre che ti voglio dare è scova delle alternative. Quando sei davanti a un ostacolo, non fermarti dicendo «Ah, ma questo ostacolo non era previsto». Piuttosto domandati «Come posso superare questo ostacolo? Quali alleati ci sono per superarlo? Quali risorse ho a disposizione? Chi potrebbe aiutarmi? Come faccio tesoro di questa esperienza? Perché questo ostacolo è apparso sul mio cammino? È una cosa imprevedibile oppure io sono stato impreparato?» Quindi abbi l'atteggiamento del ci sono alternative e scovi le alternative. In questo modo tu riesci a innalzare la qualità della tua vita, anche se ti trovi dentro una situazione che sembra fissata su dei binari. Non sei su dei binari. Tu stai percorrendo un tratto di strada, a un certo momento ti rendi conto che vorresti un'alternativa. Come fai a cambiare strada? Cerchi alternative, cerchi degli incroci dove ci sono altre strade che ti permettono di andare altrove. Non considerarti bloccato dove sei. Seconda cosa importante per innalzare la qualità della tua vita è impara a dire di no a tutto ciò che ti impedisce di realizzarti. Non impantanarti dentro situazioni che non ti corrispondono. Magari l'hai fatto quando hai firmato il contratto di lavoro perché avevi urgenza di uno stipendio e quindi hai detto va bene, io firmo, rimarrò qua. D'accordo, rimani lì fino a un certo punto. Intanto prepara delle alternative, non vederti impantanato in una situazione che non ti corrisponde. Hai sposato una persona. Con questa persona scopri che la comunicazione non è buona perché litigate sempre e allora attiva una migliore comunicazione. Trova chi ti permette di imparare a comunicare. Trova chi può darti una consulenza per migliorare il tuo rapporto di coppia. Non impantanarti. Impara a dire di no agli ostacoli. Quando c'è un ostacolo, di no, io non voglio questo ostacolo. Io voglio andare oltre. Io ho un percorso, io ho un traguardo, io ci tengo. No, l'ostacolo non è mio. Non impantanarti. Terzo consiglio. Per innalzare la qualità della tua vita, usa l'inconscio. Usa la tua mente non razionale, usa l'intuito, usa tutte le facoltà di fantasia, di meditazione, che ti permettono di andare al di là della realtà. Quindi non restare impantanato a livello fisico e, soprattutto, non restare impantanato a livello mentale. Usa la mente per progettare, usa la mente per intuire. Il tuo sesto senso, che cosa ti suggerisce? Fai delle meditazioni, fai delle visualizzazioni in cui capisci quale potrebbe essere lo scenario migliore. Usa la mente. Comincia a dare a te stesso dei messaggi incoraggianti, positivi, che dicono io sono capace, io miglioro ogni giorno, io ho questo risultato, io creo questo risultato, io posso farcela, io ce la sto facendo. In questo modo la mente lavora per te. Se ti passi dei messaggi incoraggianti, la mente ti incoraggia. La tua attenzione si focalizza sul successo. E questo puoi farlo stando dentro la tua routine. Quindi, quando sei dentro la routine, piuttosto che dire sono incollato sui binari, pensa quali alternative ci sono? Che cosa potrei fare? Quale potrebbe essere lo scenario migliore? E lavora qui, lavora con la mente, usa la fantasia, l'intuizione, il sesto senso, usa la tua ispirazione e così puoi creare le basi per innalzare la qualità della tua vita.